Salve a tutti e ben ritrovati dal vostro Joe. Ci troviamo su Blood Omen 2, Legacy of Kain, ovviamente Soul River Series, dove siamo finalmente giunti al quartiere industriale. Per cui cominciamo subito ad esplorare questo quartiere industriale, dove dovremo a quanto pare ottenere la pietra di unione. Allora, vediamo qua cosa c'è. Questo cos'è? Guarda che bella sciabola che abbiamo trovato. Allora, qui no. Giriamo la manopola a destra. Esatto, perché c'è la porta che dobbiamo aprire a destra. Qui nel frattempo ci sono altre cose che bisogna fare. Allora, giriamo. Questi giorni ci sono più guardie che mai. Ecco qua. Apriamo. Ora, se io dovessi girare adesso la manopola, la porta là si chiude per caso? Che possibilmente credo che debba ottenere entrambe le porte aperte. Cioè, esatto, vedi, da qua adesso la tengo aperta e poi sopra possibilmente ci sarà un'altra manopola da azionare. Almeno a intuito, ormai conoscendo il gioco. Esatto, vedi, c'è un'altra manopola che giustamente devo utilizzare. Allora, qui c'è già subito un combattimento, credo. Quindi facciamolo fuori. Ok, prendiamo questa che è decisamente più forte. Almeno mi sembra che questa sia più forte, perché con meno colpi riusciamo a buttarlo giù. Comunque la mia intuizione è giusta, vedete? Anche qua c'è un'altra leva da utilizzare. Per cui abbiamo fatto un viaggio solo praticamente. Diciamo che i livelli di per sé sono abbastanza semplici come diciamo come struttura, se, a parte ovviamente gli enigmi che mi fanno perdere tempo. Hai sentito? Sentito cosa? Suoni di lotta qui sotto, poi un tonfo. Un tonfo? Come un corpo che cade a terra. È proprio un gran brutto tonfo. Cosa dobbiamo fare? Ciò che faccio sempre. Io non sento più. Ah, questo è l'attacco che non posso parare. Non l'avevo notato. Poi questa è una donna Seraphan. Ci sono le donne Seraphan? Non erano solo maschi? Cioè, mi ricordo che in Soul River erano solo maschi i Seraphan. E comunque questa ambientazione dovrebbe essere molto prima rispetto a Soul River. Blood Omen viene prima. Perfetto. Allora, qui non c'è nulla, invece c'è un bel checkpoint. Ti hanno seguito. E gli umani non hanno mai guardato due volte dalla mia parte. Non sanno che il loro futuro signore cammina fra loro. Ora, dimmi di questo posto. Uma mi ha detto che la pietra di unione si trova nella fabbrica principale, dietro la diga. Ci troverai una gondola che ti condurrà laggiù. Se è disattivata, cerca in basso il glifo per riattivarla. Ma attento alle guardie. Hai altre perle di saggezza da distribuire? Sento la presenza di un altro vampiro nei paraggi. Forse ti sta sorvegliando. Userò ancora il sussurro quando ce ne sarà bisogno. Ancora una volta iniziai a sentire gli obblighi del potere. Distribuire equamente la giustizia. Un giorno sarò di nuovo signore della mia gente.
e il giustiziere dei vampiri che hanno tradito i loro simili. Ok, e anche questa è fatta. Madonna quanto sangue possiedono queste Serafan. Comunque sì, sono donne Serafan. Hanno lo stemma del cioè il mantello hanno lo stemma Serafan. Ok, mettiamo furia. Anche se in realtà io forse per attivare il glifo posso utilizzare la malia. Vediamo se è così, perché se fosse così... cioè se fosse così non sarebbe neanche male, eviterei comunque di scendere e risalire. Anche se sotto comunque ci sono potenziamenti, cioè c'è roba che mi serve. Vediamo se invece... No, non posso utilizzarlo, quindi devo scendere comunque. Se funziona. Ah, ma funziona. Vedi, posso utilizzare la malia. Ecco, vedi, per non farmi vedere. Poi qui c'è la scala. Ok, qui non c'è nient'altro. Cos'è quella? Sembra una spada? Aspetta, ma... Ecco, saliamo. E ora da dove dovrei salire? Aia, da dove dovrei salire? Forse c'è l'ascensore da qualche parte. Che lì c'è la scala, ma... Probabilmente c'è un ascensore qui. O forse lì. Forse devo salire esattamente da lì. Come devo fare per risalire? Ma è strano che non posso salire più. Ah, lì c'è la scala. No, non è una scala. Allora, aspetta. Fatemi esplorare con lui. Allora qui abbiamo attivato. Poi qui c'è una scala, ma non è da nessuna parte. No. Boh. Qua non si passa.
Oddio, ma dove devo andare? Ah, aspetta, non è che devo salire da qua. Sì. Poi da qua utilizziamo il salto. Esatto. Eh sì, infatti non capivo, ho detto ma dove sono finite tutte queste scale? Ok. Andiamo avanti. Qui c'è la nebbia. Ok. Lì c'è il forziere. Ah, ecco, vedi, non mi devo fare vedere. E poi devo attivare di qua tramite la maglia, possibilmente. Allora, nebbia. Nebbia. Ho fallito miseramente. Perfetto. Vabbè, riattiviamo. Niente, ci abbiamo provato a fare un po' stealth, solo che ho sbagliato io. Tra l'altro non capisco effettivamente cosa avrei dovuto fare, perché lì non potevo fargli la fatality. Quindi o mi dovevo nascondere lì nella nebbia per fare la maglia, ma facendo la maglia mi avrebbe visto probabilmente. Quindi alla fine... diciamo che alla fine non era... non era questo granché come strategia, intendo, eh? Allora lì c'è ammazzato. Perfetto. Cambiamo spada. Magari preferisco questa. Madonna quanto sangue possiedo. Un bel po'. Tra l'altro mi sto iniziando, credo di, veramente, mi sto iniziando ad abituare adesso alla lotta. Pensavo, cioè, giustamente, sono ancora macchinoso nei movimenti e il gioco è macchinoso nei movimenti. Però, ripeto, non è così allucinante. Allora, utilizziamo la maglia, facciamo così. Poi facciamo così. Togliamo. Devo aspettare un po'. Dov'è l'altro operaio? Eccolo. Dai, su. Così evitiamo di scendere. Quindi attiviamo anche questo.
E attiviamo anche questo. Perfetto. Adesso è tutto attivo. Tanto qui non c'è niente, giusto da prendere da... Sì. Perfetto. Quindi così evitiamo di fare scendi, sali e scendi. E andiamo ad attivare direttamente la leva centrale. Mamma mia, che velocità. E che cosa fanno? Sono energia. Cioè, è praticamente energia che serve per i glifi. Ah, ok, mi doveva far passare. Ah, infatti mi ha detto, ma mi pare strano, cioè non devo utilizzare questa energia. Perfetto. Hai visto nulla di simile? Non toccare. Ho sentito dire che è magico e pericoloso. Ah, ma lo si sente dire su tutto. Gli operai maneggiano queste cose ogni giorno. Avanti, che male vuoi? Porca! Che vuoi che... boom! Tutto distrutto. Ecco, nel frattempo qua ci hanno beccato. Io rifrego così. Sarebbe questa funivia che ho attivato? Qualcuno dovrebbe... Cazzo! Ah, anche quello giallo allora è tipo immune. Non si fermava più. Ma non si è fermato più quello. Ma che cazzo gli è preso? No, aspetta, io per principio ora li devo sconfiggere a quelli. Ma che sono spariti. Cosa, ma che... Non ci ho capito nulla. Cioè, quello si era buggato. Cioè, avete visto come ha, praticamente mi ha attaccato in continuazione? Cioè, mi aveva attaccato a ripetizione quello. Boh, sono spariti tra l'altro, boh, non ci capisco niente. Questo gioco è un po'... è un po' particolare. Cioè, che vuol dire che ho richiuso? Scusa.
Ah, forse devo raggiungere lì. Cioè, devo raggiungere quella zona tramite salto. Ah no, vedi, ora si avvicina. Scusa, ma... Oh. Cioè, quindi, scusami, funziona a tempo? Non ho capito. No. Ah, ok. No, semplicemente si era risettata, giustamente, perché ero stato sconfitto. E poi, oddio. Cioè, proprio... Quello si era buggato malissimo, mi ha attaccato. Ma cioè, avete visto come mi ha attaccato a ripetizione? Cioè, assurdo. Ok. Checkpoint. E saliamo le scale. Sì, comunque sono sera fanno questi. Cioè queste. No? Ah, ok, mi ha mancato. Ok, leviamo la sciabola, ci prendiamo la spada. Prendiamo la spada dei Serafan. Cazzo. Posso passare tramite la porta. E niente, non posso farlo. Peccato, volevo fare tipo un attacco speciale. Peccato che non possano cadere al di sotto, sarebbe stato figo. Recuperiamo un po' di salute. Diciamo che allora l'attacco, quello giallo, quello dorato, può essere bloccato, anche se danneggia comunque gravemente la tua arma. Oddio, non ci credo, mi ha buttato giù. Guarda che glitch. Quindi stavo dicendo, l'attacco dorato può essere bloccato, mentre invece l'attacco, quello l'attacco quello rosso invece no, è come praticamente il mio rabbia, furia, che praticamente poi non può essere bloccato, è un attacco imprescindibile. Allora siamo saliti, attiviamo, perfetto, e andiamo avanti. Checkpoint. Ed eccoci qua. Assaggia la mia lama. Poi mi ha attaccato lui. Allora vediamo. Ah!
Oddio. L'attacco rosso non lo possiamo evitare. Madonna, mi fottono con sti attacchi rossi che non li riesco a evitare subito. Che palle proprio. Proprio che palle. Cioè non mi danno la possibilità di poterli evitare. Cioè delle volte proprio non riesci. Allora, se ci vado di faccia mi evita. Quindi... ah, invece ho però colpito. E mi fottono sempre. Cioè non ho il tempo di schivare. Vedi, quello dorato si può schivare. Cioè, non è difficile il combattimento. Cioè, io lo ribadisco, non è difficile. Il problema è questo. Cioè, se non mi danno il tempo di schivare, io non ho... non ho un modo di potermi difendere. Cioè, perché loro fanno subito praticamente gli occhi rossi e poi subito attaccano. Quindi io, cioè, non ce la faccio. Non sono abbastanza reattivo. Allora, qui abbassiamo l'ascensore. Tra l'altro io non ricordo di aver mai fatto tipo game over in questi, diciamo, in questo gioco, cioè nel senso non ho mai subito dei KO. Ora giustamente diciamo che la mia abilità nel giocare si basa molto di più sui giochi che ci sono adesso in questa nuova generazione, quindi giustamente già sono un bel paio d'anni che non gioco un determinato titolo così vecchio, se così possiamo chiamarlo. Cioè, perché comunque stiamo parlando di 15 anni sicuro che non gioco a un titolo simile. Poi per esempio il salto all'indietro non esiste, cosa che mi verrebbe molto più pratica. Tra l'altro siamo quasi al level up. Ora qui penso che la nebbia non mi serva più, perché secondo me la nebbia serviva proprio per eliminare questo tizio che in realtà mi ha visto, quindi la nebbia qui proprio non mi serve a nulla. Qui bisogna fare sempre attenzione, avete visto? Se non avessi guardato, ad esempio, avrei perso questo power up. Dai, cioè ho schivato l'attacco. Però questo c'ha la lancia, cos'è? No! Ma che cazzo? Oh!
Cioè, ora ad esempio giustamente non mi hanno neanche toccato. Ah, quindi c'è tipo la lancia, tipo la lama a due, cioè la spada a due lame. Che figata questa, non me la ricordavo quest'arma. Non me la ricordavo proprio. No, che cazzo faccio? No, da capo, da qua. Assurdo. Veramente sto gioco è assurdo. Delle cose è assurdo. Ah, vediamo se questa è la volta buona che finalmente non mi succede qualche cosa di strano. Perché ormai veramente sto gioco si bugga solo a guardarlo. Checkpoint. Andiamo di qua. C'è nebbia. Ups. Scusa, è perché qui ho chiuso? No, qui devo aprire. Ah, ecco perché. Questo mi vado, non mi va luce. Ho
possibilmente la nebbia serviva per non farmi vedere dal magazziniere lì, che mi avrebbe chiuso la porta. Ah, infatti è femmina. Ok, qui apriamo la porta. Qua cosa c'è? Qualche problema? No. C'è la nebbia e qui dobbiamo fare attenzione perché sì, come no, cioè questo mi ha visto, cioè ora lo spiegatemi, giusto? Mi ha visto, perché mi ha visto? Secondo voi come lo poteva girare? Qui c'è il Serafan che ha la luce. Quindi... Madonna mia, proprio l'ho mandato ad ammazzarsi praticamente. Ah, ecco, qui devo fare la stessa cosa. Signore, un corpo! Abbiamo trovato un corpo! Sarà l'ultimo. Lui è qui. Sento il fetore della sua tronfia arroganza. Raddoppia le guardie nella camera energetica. Non si deve avvicinare alla pietra di unione. Chi, signore? Un vecchio amico che finalmente imparerà a stare al mondo. Se vedi o senti qualsiasi cosa di insolito, avvisami subito. Ah, qua è l'interruttore. Vedi, attacco rosso. Che non mi dà la possibilità di scappare. Benissimi alla fine del livello.
No. Ma porca. Perfetto. Sì, vabbè, mi ha fatto prima l'attacco quello e quell'altro. Cioè, non finiva più di attaccare. Cioè, voi vedete, questi qua hanno tipo questi attacchi infiniti. Ok, qui non c'era nulla. Quello tranquillo. Ignaro del fatto che è stato fortunato che non abbia ammaliato lui. Che non si sia fatto esplodere. Non si sia fatta esplodere. Perché a quanto pare la voce è femminile. Vedete, gli umani normali hanno pochissimo sangue. Vedete, una goccia. Mentre invece poi quelli che affronto, i nemici che affronto, ne hanno tantissimo. E di conseguenza anche più fibra. Questo facciamo fuori. Allora, qui non so se c'era... No, qui non c'è nulla. Accumuliamo un po'.
Ok, facciamo attenzione qua. Ok, questi sono abbastanza easy da buttare giù. C'è un bel forziere da aprire. Assaggia la mia lava. Ma vabbè, non si sposta. Raccomando, non si sposta. Non lo so, boh. Tutta la vita che mi ero recuperato l'ho spesa di nuovo. Non c'è nulla. Ok, ho fatto partire i treni ciuf ciuf. E poi qui cosa c'è? Ok, quanto vale nulla. Dovrei tornare indietro, se non sbaglio. Cosa abbiamo qui? Stavolta ci sono riuscito. Dammi il tuo sangue. Non chiedermi niente. Non credo proprio. Io vado col trenino, ciuf ciuf. Arrivederci e grazie. Sti muri invisibili. Scusa, eh. Ah!
Vedi, la cosa che mi fa più strano è il fatto che non possa schivare, cioè nel senso non posso saltare mentre sto parando. Questo giustamente mi crea un po' di disagio. Ok, questo lo posso spostare. Ah, ok, lo devo far arrivare fino a là sotto. Ok, ho capito che devo fare. Ecco, devo spostare praticamente il vagone in modo tale che arriva là sotto e praticamente con la fiamma scoppia. Ancora gli dà fastidio. Allora, spostiamolo fino a qua. Mentre invece questo lo devo spostare fino a qua. In modo tale che il vagone si blocca là sotto e poi scoppia. Beh, questo diciamo è abbastanza easy. Penso che quelli là poi mischini sono crepati. Eh sì, poveri. È tutto spappolato. Allora, nebbia. Però lì. Assaggia la mia lama. Allora, qui ci rifocilliamo. Qui mi prendo questa. Qui utilizziamo il salto. Bene. Resistenza. Devo imparare ad utilizzare queste telecamere che mi consentono di guardare subito a destra e sinistra e non mi fanno perdere troppo tempo ogni volta che devo girare tutto il pupo. Musica strana. Perfetto. Ci siamo. Dovremmo essere praticamente adesso. Ecco, esatto, alla conclusione col boss fight. Con la pietra di unione. Ma guarda il grande Kane, ridotto a volgare ladro. Finalmente era apparso il demone che mi aveva sempre seguito. In piena luce lo riconobbi. Un altro volto emerso dal passato. Sebastian, eri tu che mi seguivi. Ma quanto ci hai messo a scoprirlo? Sono stato inviato dal mio signore per impedirti di interferire ancora. Ora devi morire. Il tuo signore sa che hai giorni contati.
Potrei risparmiarti la vita e chiederti di unirti a me. Ma due secoli fa ho imparato una lezione. Tu avevi organizzato l'imboscata che ha distrutto le mie forze. Ti eri venduto al nemico. Io ho vibrato il colpo che ti è costato la guerra. Splendido, vero? Tante vittime in poco tempo. Tutto per opera mia. Non ho mai capito perché. Credevi che volessi stare a guardare mentre governavi Nosgoth? Perché tu e non io? Il signore dei Sarafan mi sa apprezzare. Governerò al suo fianco e avrò ciò che tu non hai mai ottenuto. Stolto! Credi che quel macellaio ti lascerà vivere quando non avrà più bisogno di te? Ti risparmierò questa terribile delusione, Sebastian. Ti ucciderò subito. Ho atteso 200 anni il piacere di ucciderti con le mie mani. Mentre tu giacevi inerte, i miei poteri sono cresciuti. Non hai la minima speranza di battermi. Oh, what the fuck? No, vabbè, però... cioè, non è il tempo di reagire, non è il tempo di reazione. Quando dice sto arrivando Kane, devo mettermi dal lato opposto per farlo finire al centro del vortice. Ti gira la testa, Kane! Distruggerò il prezioso gioiello di Kane! Thank you.
ecco, dovevo buttarlo là sotto. Infatti non gli facevo danno. Non capivo il perché non gli facessi danno. Quindi dovevo afferrarlo. Parlami della pietra di unione e di questo portale. A che cosa serve? Su, parla e ti risparmierò. Avanti, Kane. Stai mentendo e lo sappiamo entrambi. Mi ucciderai. Allora accontentami prima di morire. Allora te lo dirò, ma solo per vedere che faccia farai quando capirai. Sei impotente, non puoi vincere. La tua fine è inevitabile. Il portale aperto della pietra di unione conduce a un'antica macchina, nelle viscere della terra, che ti distruggerà, Kane. E a Noscoth inizierà un nuovo regno. A che serve questa macchina? Come la userà il signore dei Saravan? Ahimè, egli non mi ha affidato questa informazione. Ma ben presto tutti lo sapranno. I suoi piani stanno già maturando. Dov'è la macchina? Perché sottoterra? Si trova sotto Meridian. Cercala se vuoi. Morirò felice sapendo che le tue fatiche saranno vane. Oh, Sebastian. Avremmo potuto avere un destino glorioso. La terra era nostra. Avremmo riscritto la storia lasciando la nostra impronta. Ma non tutti volevano ciò che volevo io. E ora il tuo tempo è scaduto. La tua morte mi renderà più potente. Ti farà molto piacere saperlo quando sarai nella tomba. Nuovo potere oscuro. Nuovo dono oscuro, anzi. Bentornato. Come ti senti? Un po' meglio che da morto. Come sei arrivata qui? Sei fortunato. Un nostro vampiro ti ha visto mentre venivi lanciato via dal tetto della fabbrica che esplodeva. Così ti ha portato qui. I Saravan erano troppo occupati per notarti. Vedo che hai la pietra di unione. E vedo che siete stati tanto gentili da non togliermela mentre ero privo di sensi. Era sorvegliata da un altro mio vecchio amico, un vampiro. Prima che lo uccidessi mi ha detto qualcosa di fastidioso. Ha parlato di un'antica macchina sotterranea che darà la vittoria al signore dei Saravan. Ne sai qualcosa, Volador? Ho sentito parlare di strane scoperte sottoterra. Le leggende parlano di enormi macchine lasciate dagli dei nel cuore della terra, eoni fa. In ogni caso, conosco qualcuno che ci dirà la verità. Si tratta di una veggente. Forse ancora più vecchia di me. Siamo fortunati perché mi deve un favore. Vai da lei, Kane, e scopri che cosa sa. Da lei? Questa città è una fortezza. Come credi che possa uscire? C'è una via d'uscita segreta, te la mostrerò. Puoi seguire un canyon orientato a nord, verso casa sua. Ma non sarà facile. Fuori dalla città ci sono strane creature che attaccano i viandanti. La gente le chiama demoni. Credo di averne già incontrato uno.
Spero che questa veggente valga il rischio. Ed eccoci qua, secondo cambio d'abiti per il nostro Kane. Abbiamo appreso anche ferocità. Madonna, che traduzione di merda. Dovrebbe essere ferocia, non ferocità. Che tra l'altro è una versione potenziata della furia, se non ricordo male. Comunque, detto questo, io direi che ci vediamo alla prossima. Quindi grazie ancora per essere stati con me e ci becchiamo alla prossima.